Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video ed eccoci finalmente al quarto LDS Cycling Show. Settimana scorsa non ci siamo visti e stavo un attimo cercando di capire quante volte far uscire questo format, se una volta a settimana, se una volta ogni 2 settimane. E siccome le prime 3 volte l'ho fatto uscire una volta a settimana, ora stavo provando a farlo una volta ogni 2 settimane. Ditemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate e come preferite vederlo. E se vi fa piacere più vederlo una volta a settimana oppure una volta ogni 2 settimane. E non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a vedere subito l'argomento della settimana. Questa settimana si parla di Nino Schurter perché ha eguagliato il record di vittorie che apparteneva a Julien Absalon in Coppa del Mondo, ovvero 33 vittorie. E seppur ha 35 anni di età, perché Nino Schurter è nato il 13 maggio del 1986, Nino porta ancora la maglia di campione del mondo e questo non è da sottovalutare perché ha la possibilità anche di batterlo, questo record. E vedremo poi nelle prossime prove di Coppa del Mondo se riuscirà a avere una vittoria o anche di più in più di Julien Absalon. Ma oltre a questa, andiamo a vedere nello specifico Nino Schurter cosa ha fatto in tutti questi anni, perché stiamo parlando non solo del record di vittorie in Coppa del Mondo, ma anche del record di maglie di campione del mondo, perché Nino Schurter ha vinto per la bellezza di 9 volte questa maglia di campione del mondo. L'ha vinta esattamente per la prima volta nel 2009. Poi nel 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2021. Questo è un qualcosa che solo lui è riuscito a fare. È un qualcosa che si vede nella mountain bike che è praticamente inimmaginabile nel ciclismo su strada. Perché già parlare di Peter Sagan, che ha vinto 3 campionati del mondo, si dice tanto. Nino Schurter ovviamente non ha vinto solo questo, ha vinto un'Olimpiade, quella di Rio de Janeiro nel 2016. Nel 2008 è andato in bronzo e nel 2012 ha preso la medaglia d'argento. Poi, oltre alle 33 vittorie di Coppa del Mondo, ha vinto veramente di tutto nella mountain bike. Ha fatto nella sua carriera anche qualche gara su strada. E qui sotto in descrizione vi lascio il link del suo palmarès, così riuscite a vederlo con calma, perché se mi metto qua ad elencare vittoria per vittoria, può essere che finisco di leggere tutto domani, quindi eviterei questa cosa e vi lascio qui sotto il link di Wikipedia per andare a leggervi con calma tutte le vittorie che è riuscito a fare. Dopo, ovviamente, nella sezione Mondo Gare andiamo anche a vedere cosa è successo nella gara di Pietropolis che si è corsa in Brasile. Ed ora non vi resta che commentare qui sotto con l'hashtag l'argomento e dire cosa ne pensate voi di questa 33esima vittoria di Nino Schurter in Coppa del Mondo. Prodotto della settimana. Questa settimana vi parlo di questa salopette Van Rysel che ho trovato spuntata nel mio canale Telegram Ciclismo Sconti, perché come ho già detto più volte io vado a mettere gli sconti, però la maggior parte delle volte sono tutte cose che vado a comprare io, ahimè. E se non l'avete ancora fatto, vi consiglio di approfittare per andarla a comprare, siccome sta ad un prezzo di 39,99 € rispetto ai 59,99 € se non sbaglio che costava in origine, proprio perché è il modello vecchio. Adesso è stato sostituito da un modello nuovo, ma comunque è una salopette che io ho trovato molto comoda, che ho utilizzato fino adesso, e quindi avendola trovata a quel prezzo vi conviene approfittare. Troviamo una salopette comunque molto comoda, che veste molto bene secondo me. Troviamo un fondello Elastic Interface Endurance all'interno per una durata di all'incirca 7 ore consigliato. Vi lascio giusto lo screen della pagina Elastic Interface dove descrive ancora meglio il fondello. Fondello molto comodo che io utilizzo ormai da tantissimo, perché oltre a questi pantaloni li utilizzavo Elastic Interface già quando correvo e mi sono sempre trovato bene. Elastic Interface, che è un marchio
che utilizzano anche molte squadre pro, e se volete dare un'occhiata a questa salopette ovviamente la trovate qui sotto in descrizione. E occhio ad aspettare troppo, perché se aspettate troppo rischiate di non trovarla più disponibile a questo prezzo. E vi lascio anche qui sotto in descrizione, per chi arriverà tardi, il link al modello nuovo di questo pantalone, sempre con questo fondello, leggermente migliorato poi nel complesso. Più avanti magari lo andremo a vedere quando lo acquisterò. E come tutti i prodotti della settimana, è un prodotto che vi consiglio assolutamente. Mondo Gare, la rubrica dove andiamo a vedere quello che è successo in questa settimana e la settimana passata, e questa volta abbiamo veramente tante gare da vedere. Iniziamo subito col vedere cosa è successo settimana scorsa al Giro delle Fiandre, dove abbiamo visto vincere per la seconda volta, per 3 anni consecutivi è a podio Mathieu van der Poel davanti a Dylan van Baarle e a Madouas. Quarto Tadej Pogačar. Cosa è successo in questa gara? Pogačar e van der Poel, che sono stati nettamente i più forti, erano da soli al comando, si sono studiati quando all'ultimo chilometro si sono praticamente fermati. Van der Poel, che gli andava bene partire davanti perché sono ormai 3 anni che arriva assieme a un avversario in quell'arrivo, e lì va bene comunque partire anche a velocità più bassa, siccome ha uno scatto da fermo che è difficile da battere, e quindi nel studiarsi hanno rallentato veramente tanto. Da dietro sono rientrati Van Baarle e Madouas quando la volata stava iniziando. Van der Poel è partito in testa ed è rimasto in testa. Pogačar invece è rimasto chiuso dietro a Van Baarle e a Madouas, e difatti è arrivato quarto nel suo primo Giro delle Fiandre, che poteva almeno andare a podio senza problemi. E vi faccio commentare qui sotto con hashtag Fiandre per sapere cosa ne pensate. A mio avviso Tadej ha sbagliato a far rallentare Van der Poel, perché oltre a non giocarsi la vittoria, perché poi è stato ostacolato, non ha potuto disputare la volata e quindi se l'è giocata veramente male. Andiamo a vedere cosa è successo nel Giro dei Paesi Baschi, gara di una settimana. Nella prima tappa un prologo di pochi chilometri, comunque vallonato perché arrivavano in cima ad uno strappo con un po' di pavè. A vincere è stato Primoz Roglic davanti a Remco Evenepoel e a Rémi Cavagnat. Nella tappa 2 invece rivediamo vincere finalmente, dopo un brutto inizio di stagione, Julien Alaphilippe davanti a Doubet e a Quinten Hermans. Nella terza tappa arrivo sempre a ranghi ristretti. A vincere è stato Pellio Bilbao davanti a Alaphilippe, che si è letteralmente piantato negli ultimi metri, e a Vlasov. Nella quarta tappa arrivo sempre con un gruppetto ristretto. A vincere è stato Martinez davanti ad Alaphilippe, che anche qua si è fatto beffare, è arrivato secondo per pochi centimetri, e terzo classificato Diego Ulissi. Nella quinta tappa a vincere è stato Carlos Rodriguez in solitaria del team Ineos, corridore giovane molto interessante da tenere sott'occhio, davanti al compagno di squadra Martinez e a Remco Evenepoel. Nella sesta tappa, ovvero l'ultima, a vincere è stato Jon Izagirre davanti a Vlasov e a Soler. In tutto questo la classifica finale è stata vinta da Martinez davanti a Izagirre e a Vlasov. Beffato in questo Giro dei Paesi Baschi è stato Remco Evenepoel, che ha portato la maglia nell'ultima tappa, ma nell'ultima tappa è stato attaccato nella penultima salita, è riuscito a rientrare prima dell'ultima salita, ma poi ha pagato gli scatti e alla fine non ce l'ha fatta a rimanere con i primi. Infatti poi è arrivato quarto generale, a vincere poi è stato Martinez. Altra beffa è stata quella di Roglic, arrivato a fine del Giro dei Paesi Baschi con un dolore al ginocchio, quello che si è detto, partito molto bene perché ha vinto la cronometro, poi dopo aver portato la maglia di leader per qualche giorno e ad averla lasciata Remco Evenepoel, ha lavorato per il compagno di squadra Jonas Vingegaard, che è arrivato quinto. Andiamo a vedere cosa è successo anche alla Skeldeprij. Vittoria in solitaria per Alexander Kristoff, cosa stranissima, davanti a Van Poppel e a Welsford. Anche qua gara caratterizzata dai due Alpecin
che erano nel gruppetto di testa, Merlier e Philipsen. Tutti marcavano i due Alpecin, quando dal nulla ha fatto una fagionata Kristoff e stranamente è arrivato all'arrivo da solo. Ha dichiarato dopo l'arrivo che non gli capitava da tantissimi anni di vincere in questo modo. Giro di Turchia che si sta correndo proprio adesso. Andiamo a vedere cosa è successo nella prima e nella seconda tappa. Tappe veloci. A spuntarla nella prima tappa è stato Caleb Ewan davanti a Philipsen e a Groves. Nella seconda tappa a vincere è stato Groves davanti a Philipsen e a Sam Bennett. Per le prossime tappe le andremo a vedere poi o settimana prossima o la prossima ancora nel prossimo show. Quindi non vi resta che iscrivervi e accendere la campanellina per non perdervelo. E per questa settimana le gare su strada sono finite. Settimana prossima ce ne saranno altre di molto belle, perché si correrà nei prossimi giorni là attraverso le Fiandre, si correrà la Roubaix, la Freccia Vallone e poi la Liegi. Quindi di gare belle ce ne saranno. E ve l'avevo annunciato all'inizio video. Ora andiamo a vedere cosa è successo nella mountain bike. Vediamo che è successo all'internazionale di Nalles, che si è corsa settimana scorsa. A vincere negli uomini è stato Nadir Colledani davanti a Joelle Bertolini e a Avondetto. Corridore favorito quel giorno era Alan Atterley, che è partito molto bene ma poi causa il freddo è saltato per aria. Nelle donne invece a vincere è stato Mona Mittenwaller davanti a Dauberman e a Eva Lechner. Dopo la gara di Nalles, la settimana dopo, ovvero questo fine settimana, si è corsa la prima gara di Coppa del Mondo a Pietropolis. Vediamo cosa è successo nel short track il venerdì. Nelle donne a vincere è stata Pauline Ferrand-Prévot davanti a Laura Stigger e a Richards. Negli uomini invece a vincere è stato Alan Atterley davanti a Lister e a Marot. Nella gara di domenica poi a vincere nelle donne è stata McConnell davanti a Tepstra e a Lecom. Negli uomini invece, come vi ho detto prima, a vincere è stato Nino Schurter davanti a Marot e a Daskalou. Anche qua abbiamo visto una bella gara. Negli ultimi tre giri se la sono giocata soprattutto questi tre corridori che sono rimasti davanti. A vedere la gara il più fresco sembrava addirittura Vlad Daskalou, che poi è arrivato terzo, ma nell'ultimo giro Nino Schurter di astuzia è riuscito ad attaccare. Marotta ha preso in testa l'ultima curva prima dell'arrivo, dove prima dell'arrivo c'era una discesa molto ripida, quindi si arrivava ad una velocità molto elevata, ma Nino Schurter è comunque riuscito a sorpassarlo negli ultimi metri. E ora andiamo a vedere la nuova rubrica. Il corridore della settimana. Devo dirvi che per questa settimana è stato abbastanza difficile trovare il corridore della settimana. Sarebbe stato troppo facile dire Martinez, che ha vinto il Giro dei Paesi Baschi, che ha vinto una tappa, o Schurter, che ha vinto la gara di Coppa del Mondo. E in questa rubrica mi piacerebbe proprio andare a vedere quel corridore che magari non ha vinto ma si è comunque fatto vedere. E per questa settimana è un corridore che corre in mountain bike, quindi non uno stradista. E il mio corridore della settimana è Sebastian Fini, arrivato quarto a Pietropolis, corridore che corre con le KPMG Orbea, e assieme al suo compagno di squadra a Pietropolis abbiamo visto come sono riusciti a rimontare negli ultimi due giri un botto di posizioni, perché nei primi giri non li abbiamo neanche visti, probabilmente sono rimasti intruppati in una caduta ad inizio gara e negli ultimi giri sono saltati fuori e si sono fatti vedere. Non ho messo un corridore su strada perché non c'è stato nessuno che mi ha fatto emozionare come loro. E ora è arrivato il momento che anche voi commentate qui sotto con hashtag il corridore, che è per voi il corridore che si è fatto vedere di più in questa ultima settimana. Parco bici. Questa settimana andiamo a vedere la bicicletta che ha utilizzato Enrique Avanzini per questa gara di Coppa del Mondo a Pietropolis, che si è corsa proprio in casa sua, perché è stato lui a disegnare proprio tutto il percorso. Bicicletta stupenda con queste colorazioni che richiamano un po' la giungla, che richiamano il Brasile, e valeva la pena farla vedere. Da commentare, la rubrica da
commentare. Questa settimana vi propongo questa foto. All'arrivo dei Paesi Baschi vediamo Vlasov e Vingegaard appiedati che si guardano con fare abbastanza minaccioso. Per chi non ha visto quella tappa, sono caduti tutti e due negli ultimi 50 metri in cima a questo strappo. Pioveva, probabilmente c'era una grata, un tombino scivoloso e Vlasov davanti è caduto e Vingegaard gli è andato addosso. E non voglio immaginare cosa si sono detti in quel momento, ma lasciamo spazio alla fantasia e vi lascio commentare qui sotto nei commenti cosa può rappresentare secondo voi questa foto. E non vi resta che commentare con l'hashtag da commentare. E siamo arrivati alla fine anche di questo quarto show. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se lo fate, siete dei grandi. E non dimenticatevi di mettere anche un bel like per supportarmi. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima!